tenuto morto nel carcere di Trapani, la nuova riforma dei rifiuti in Sicilia, le città del lato tp 2 invase dalla spazzatura, il 20 giugno parte la raccolta differenziata a Mazzara, gare d'appalto a Mazzara per la riqualificazione di alcune aree. Eleonora, bagnato questa sera, torna a danzare al Teatro Massimo. Buon pomeriggio, ben ritrovati al TG8 Informazione. Un detenuto è morto al carcere di Trapani creando qualche protesta tra gli altri detenuti. La vittima è Denis Sabani, 27 anni. Sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco mentre era in cella, dicono le poche informazioni che si hanno sull'episodio. Tutto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Sabani era macedone, ma ormai viveva da tempo a Castelvetrano, dove era abbastanza conosciuto. Sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta e si attende l'esito dell'autopsia. Sabani stava scontando la detenzione per una serie di condanne, tra le quali una per rapina ad un'anziana e per evasione dagli arresti domiciliari. Il giornalista di Trapani Marco Bova, corrispondente dell'AGI, collaboratore di tp24.it, è stato rinviato a giudizio. Tempo fa era stata pubblicata la notizia circa l'indagine che lo riguardava, adesso si farà addirittura un processo. Bova si è rifiutato di fornire al PM la fonte di un suo articolo, avvalendosi di una delle principali tutele, quella appunto della segretezza delle fonti riconosciuta ad un giornalista. Bova è stato iscritto nel registro degli indagati per false informazioni. In Fatti è giornalista pubblicista e, secondo il Pubblico Ministero, non può trincerarsi dietro il segreto professionale proteggendo la fonte, prerogativa che sarebbe riservata solo ai professionisti. In realtà, già in passato sono state emesse sentenze di senso opposto, volte cioè a estendere la possibilità di appellarsi al segreto professionale anche per i giornalisti pubblicisti. Il processo comincerà il prossimo 15 dicembre. È stato trovato da un gruppo di bambini che giocavano nel Bagnasciuga un topo morto nella spiaggia di Tonnalella di Mazzara e sono arrivate decine di segnalazioni stamani dalla nostra redazione di bagnanti preoccupati dalla mancata deratizzazione e disinfestazione dell'arenile Mazzarese, ormai da diversi giorni frequentato particolarmente da bambini e ragazzi che hanno terminato la scuola. Per i genitori la situazione è insostenibile e la loro preoccupazione è che, come al solito, si pensa ad effettuare la disinfestazione e la deratizzazione delle spiagge a stagione inoltrata, con il pericolo di infezioni e malattie per i fruitori. Dal Comune ci hanno detto che la disinfestazione e la deratizzazione è in programma la prossima settimana. I ritardi sarebbero dovuti ai lavori di pulizia dei litorali, dalle alghe e dai rifiuti. Cambiamo argomento, è ormai pronta la nuova riforma dei rifiuti in Sicilia con l'ESER. Sentiamo. Nasce l'ESER e l'Albo dei lavoratori, pronta la nuova riforma dei rifiuti. Un unico ente al posto delle vecchie società. I dipendenti continueranno a lavorare, ma poi si farà selezione. E il nuovo disegno di legge, già annunciato dall'assessore all'energia Bagna Contraffatto, è finalmente pronto ed arriverà in giunta nei prossimi giorni, dopo il la via libera della ragioneria. Fra le novità maggiori la creazione di un solo ente regionale e nove bacini territoriali di affidamento, uno per provincia. Previsto anche un elenco unico dei lavoratori dell'ex SRR. Inizialmente resteranno tutti al lavoro, ma più in là bisognerà fare selezione. La nuova legge istituisce l'ESER. Di esso faranno parte tutti i comuni della regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il nuovo soggetto esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale. È l'ente a provvedere all'organizzazione dei servizi, alla scelta delle modalità di gestione, alla determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione, di stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo. Per gli organi dell'ESAR non è previsto alcun compenso salvo il rimborso della spesa di trasferta. Il nuovo ente è articolato in due livelli, un'assemblea d'ambito con poteri decisionali e nuove conferenze territoriali, una per ogni bacino territoriale di affidamento con prerogative limitate e solo propositive. Ogni bacino territoriale provinciale sarà composto da una conferenza territoriale, espressione dei comuni della zona. Sarà però sempre l'ente di governo a provvedere ad affidare il servizio alla raccolta spazzamento-trasporto con specifico riferimento ad ogni bacino. La scelta decisionale, insomma, rimane sempre in capo all'unico ente di governo. La riforma, come detto, istituisce l'albo unico dei lavoratori del settore, un elenco che verrà suddiviso in tre parti. La prima composta dal personale storico, cioè già in servizio al 31 dicembre 2009, la seconda parte conterrà i lavoratori in servizio o utilizzati a qualunque titolo anche successivamente al 31 dicembre 2009, la terza parte invece conterrà il personale che non rientri in nessuna delle due prime categorie. E in questo momento riceviamo una nota dal Comune in cui si legge che è iniziata stamani la raccolta dei rifiuti per eliminare l'emergenza creata nel territorio. Da oggi la raccolta prevede il trasferimento di rifiuti all'area di trasferenza di Alcamo dove si procederà al pretrattamento dei rifiuti per il successivo trasferimento degli stessi alla discarica di Trapani, lo ha detto il Sindaco della città onorevole Nicola Cristaldi. Il Comune di Mazzara del Vallo e l'ente gestore della discarica di Trapani ha aggiunto il sindaco, hanno raggiunto un'intesa che prevede lo smaltimento della totalità dei rifiuti dal territorio comunale per, cui, per la cui rimozione necessitano 4 o 5 giorni. Al tempo stesso, ha continuato, il nostro comune ha raggiunto un'intesa con la Regione Siciliana con la quale è data la possibilità al nostro ente di conferire in discarica 80 tonnellate al giorno di rifiuti nella discarica di trapani dal prossimo 20 giugno. Evidentemente ha concluso il primo cittadino per la migliore Riuscita dell'operazione ci si affida alla sensibilità degli abitanti per evitare il deposito di rifiuti fuori dagli orari previsti, nonché per depositare i rifiuti ingombranti presso il CCR di Via Marsala. Il CCR di Via Marsala è aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 14 senza costituire aggravio di spese per il cittadino. E rimaniamo in argomento. È intenzione del sindaco di Mazzara, Nicola Cristaldi, presentare un esposto in procura per verificare l'esistenza di illeciti nel conferimento dei rifiuti a Trapani. Lo stesso percorso, percorso è stato già intrapreso dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti. Sentiamo. Il sindaco di Mazzara Nicola Cristaldi intende presentare un esposto alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati. Quello di Salemi, Domenico Venuti, lo ha già presentato perché i camion a carichi di spazzatura vengono rimandati indietro pieni dalla discarica di Trapani. La conseguenza è che in città i cumuli di immondizia sono in ogni angolo delle strade e delle piazze. Non è accettabile, dice il sindaco Venuti, che venga impedito l'accesso ai nostri mezzi, autorizzati con un'ordinanza del presidente della regione che ci obbliga a conferire in quel sito, i quali sono costretti a fare avanti e indietro da trapani pieni di rifiuti, con pesanti ripercussioni igienico-sanitarie. Venuti per tamponare la situazione, pensa agli scarrabili per depositare i rifiuti, in modo che possano essere effettuati due turni di prelievi. Una situazione tampone, dice, ma qualcosa bisogna fare. Io, come i miei cittadini, ci sentiamo seduti su un cumulo di rifiuti. Sul problema dei rifiuti non possiamo che registrare l'irresponsabilità e la superficialità di chi a livello regionale ha la competenza del settore, afferma il sindaco di Mazzara Nicola Cristaldi. Trovo pericoloso il comportamento di chi non consente ai comuni di poter conferire rifiuti in una qualsiasi discarica, con la conseguenza che i territori comunali si sono trasformati in vere e proprie discariche, con tutti i pericoli igienico-sanitari e di ordine pubblico che ne conseguono. Il comune di Mazzara del Vallo, ad esempio, produce in questo periodo un quantitativo di rifiuti oscillante fra le 75 e le 80 tonnellate al giorno, ma viene autorizzato a conferire in discarica solo 61 tonnellate di spazzatura, con il conseguente accumulo di circa 20 tonnellate di rifiuti al giorno. Il territorio di Mazzara del Vallo è in questo momento invaso da circa 400 tonnellate di spazzatura ed ogni richiesta del nostro comune non ha trovato finora alcuna risposta, fatto che costringerà lo stesso comune a richiedere l'intervento dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di reati da parte di coloro che dovrebbero consentire lo smaltimento della spazzatura. Dal 20 giugno sarà attiva a Mazzara la nuova ordinanza per la raccolta differenziata porta a porta delle utenze domestiche. Sentiamo. Al via la raccolta differenziata porta a porta delle utenze non domestiche di bar, ristoranti, pizzerie, hotel, stabilimenti balneari, pub e camping che vengono dotate di appositi contenitori. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco di Mazzara, Nicola Cristaldi, firmata ieri pomeriggio. Si tratta di circa 125 batterie di contenitori che vengono consegnate alle utenze non domestiche per la raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, plastica, organico e non differenziato. Bar, ristoranti, pizzerie, hotel, stabilimenti balneari, pub e camping del territorio cittadino dovranno depositare i propri rifiuti contenuti nei bidoni carrellati nelle immediate vicinanze della propria attività dalle ore 6 alle ore 10 del mattino e dalle ore 13 alle ore 17. Avranno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata e rispettare le modalità di raccolta e conferimento adeguandosi a quanto previsto dall'ordinanza. Ai trasgressori per la violazione delle prescrizioni di qui sopra sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 25 a 500 euro. L'ordinanza vieta alle utenze non domestiche di esporre e o conferire rifiuti dalle ore 12 del sabato alle ore 12 della domenica di ogni settimana in tutta la città. Inoltre vieta l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati ed il conferimento degli stessi con modalità ed orari difformi a quelli previsti, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori di sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto pesanti. Attualmente sono in fase di consegna le 125 batterie di contenitori. L'ordinanza entrerà in vigore il prossimo 20 giugno. Ieri in seduta del Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo sentiamo nel servizio di cosa si è discusso. Il Consiglio Comunale di Mazzara, nella seduta di prosecuzione di ieri pomeriggio, ha votato, dopo accese discussioni fra maggioranza ed opposizione, gli atti deliberativi concernenti le prese d'atto dei risultati rispetto a quelli programmati per l'anno 2015. Per l'opposizione, i dati presentati dall'amministrazione comunale non combaciano con la realtà dei fatti. Per la maggioranza, invece, i risultati descritti sono compatibili. La presa d'atto è stata approvata con 13 voti a favore, 3 contrari ed un astenuto. Approvate poi anche la presa d'atto sui risultati del controllo di gestione per il 2015, la presa d'atto dei risultati del controllo di regolarità amministrativa e contabile, sempre per l'anno 2015, la presa d'atto del controllo sulle società partecipate e la presa d'atto del controllo degli equilibri finanziari. Il Consiglio ha invece bocciato il riconoscimento del debito fuori bilancio di circa 16.000 euro nei confronti dell'avvocato Salvatore Ceravino. L'atto è stato bocciato con 4 voti a favore, 2 contrari e 9 astenuti, fra cui molti consiglieri della maggioranza, la cui astensione è stata decisiva. Sull'atto il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso parere contrario. La seduta è stata infine chiusa dopo l'approvazione di un ulteriore debito fuori bilancio. Per l'amministrazione comunale era presente soltanto l'assessore Vito Ballatore. Arriva oggi ad Alcamo Alessandro Di Battista. L'esponente del Movimento 5 Stelle terrà un comizio per sostenere la candidatura di Domenico Surdi in vista del turno di ballottaggio di domenica. Con Di Battista anche Giancarlo Cancelleri e Ignazio Corrao. I tre si recheranno a Porto Empedocle, Favara e Alcamo. Prima tappa a Porto Empedocle in, in piazza Kennedy alle ore 16.30 a sostegno di Ida Carmina. Il deputato alla Camera Di Battista, il parlamentare all'Ars Cancelleri e L'euro parlamentare eletto nella circoscrizione Isole Corrao si sposteranno poi a Favara per Anna Alba. Appuntamento in piazza Cavour alle ore 18.30. Infine chiuderanno la giornata ad Alcamo a fianco di Domenico Surdi in piazza Ciullo alle ore 22. Prosegue a Mazzara la riqualificazione di alcune aree del territorio. Sentiamo. Prosegue l'azione di riqualificazione di intere aree della città avviate dall'amministrazione comunale di Mazzara del Vallo. Dalla prossima settimana sono previste le gare per la realizzazione di opere di manutenzione e sistemazione di importanti aree cittadine. Si comincia il 23 di giugno, data in cui sarà celebrata la gara per lavori di sistemazione ed arredo urbano nel largo Rizzo Marino, per un importo a base d'asta di oltre 9.000 euro. Giorno 24 giugno la gara per la sistemazione e l'arredo interesserà la via Sant'Agostino ed il prospetto dell'ex mercato ittico all'ingrosso di Piazzetta Scalo per un importo a base d'asta di 22.600 euro circa. Il 25 giugno poi gli uffici competenti provvederanno ad espletare la gara per la sistemazione e l'arredo di Via Goti, mentre il 27 giugno la gara interesserà il Vicolo Vipera, interventi che complessivamente hanno un ammontare di circa 56.000 euro, 32.000 per Via Goti e 24 per Vicolo Vipera. Il giorno 28 giugno verrà celebrata la gara per la manutenzione ordinaria e la sistemazione della piazza Cristo Re, del piazzale dei Fenici e del Lungomare Ducezio per un importo complessivo a base d'asta di circa 44.000 euro. Infine, il 29 giugno si procederà ad effettuare la gara per i lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione del piazzale Europa ed aree limitrofe per un importo a base d'asta di circa 75.000 euro. Agli importi sopraindicati vanno aggiunte le somme non soggette a ribasso d'asta, come ad esempio gli oneri per la sicurezza e le spese per il personale. I lavori verranno assegnati con il metodo della procedura negoziata, inviti tramite PEC a tutte le imprese iscritte all'albo di fiducia del Comune ed aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, così come previsto dal nuovo codice dei contratti e recepiti in tempi brevi dall'Ufficio tecnico comunale. Blue Sealand 2016 sarà una manifestazione food saving grazie alla partnership fra il distretto della pesca e crescita blu, Banco Alimentare e Rotary International e quanto emerso dall'incontro presso la sede del distretto della pesca a Mazzara del Vallo fra i rappresentanti del Banco Alimentare Marco Lucchini e Cicilia Canepa e del Rotary International Vincenzo Montalbano Caracci e Giuseppe Pantaleo delegati dal governatore del distretto Sicilia Malta Nunzio Scibilia. Da oggi 15 giugno, tutto il territorio urbano di San Vitolo Capo è servito da bus navetta gratuiti che collegheranno i marzi parcheggi di Via Lapiana e della zona del porto col paese. Il primo bus, dalle adiacenze del parcheggio di Via Lapiana, era già entrato in funzione lo scorso primo giugno. L'altro inizia il servizio oggi. La frequenza delle corse è di circa 30 minuti, dalle 8 del mattino a luna di notte. Pensioni anticipate, c'è cioè l'ipotesi di restituire le somme in vent'anni. Sentiamo. Il governo mette in campo un piano per le pensioni anticipate, niente più penalizzazione per chi esce dal lavoro prima dell'età di vecchiaia. Dal prossimo anno sarà possibile infatti andare in pensione fino a tre anni prima, con l'anticipo pensionistico, detto APE, da restituire in 20 anni. E' quanto emerso dall'incontro tra governo e sindacati sulla Previdenza. Il governo ha ribadito la necessità di tenere insieme l'equilibrio dei conti pubblici con l'equità sociale e l'intenzione di concentrare le risorse sulle situazioni più problematiche, quindi soprattutto su chi a pochi anni dall'età di vecchiaia ha perso il lavoro o rischia di perderlo. L'intenzione è di introdurre flessibilità in uscita senza modificare la legge Fornero, utilizzando strumenti finanziari. Il piano sarà sperimentale per tre anni e riguarderà l'anno prossimo i nati tra il 1951 e il 1953. Si estenderà nel 2018 ai nati nel 54 e nel 2019 ai nati nel 55. In pratica, chi è distante meno di tre anni dall'accesso alla pensione potrà chiedere all'Inps di certificare il requisito e di accedere allo strumento. L'INPS si interfaccerà con istituti finanziari che anticiperanno il capitale. Il prestito sarà senza garanzie reali e sarà pagato con una rata sulla pensione, ma si ragiona anche su una detrazione fiscale in modo da ridurre i costi. I tempi per la restituzione del prestito dovrebbero essere di 20 anni, quindi, nel caso di uscita a 64 anni, si pagheranno rate fino a 84. Si prevedono costi minori per chi ha perso il lavoro e costi più alti per chi decide volontariamente di lasciare l'impiego prima dell'età di vecchiaia, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini. Il confronto sulla previdenza prosegue il 23 giugno, mentre il 28 ci sarà un focus più specifico sulla rivalutazione delle pensioni già in vigore. I leader di CGL e Cislo Will intanto apprezzano l'avvio del confronto, che proseguirà con altri appuntamenti in calendario. Imminente l'apertura del teatro comunale a Triscina, che sulla scorta di una proposta lanciata dal movimento Castelvetrano Futura, l'amministrazione ha deciso di intitolare a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, due storiche figure della comicità italiana che proprio da Castelvetrano e dai locali del Capitol diedero il via alla loro luminosa carriera. Eleonora Bagnato torna a danzare al Teatro Massimo di Palermo due anni dopo Carmen. Lo fa con Soirée Roland Petit, una scelta di coreografie in omaggio al grande maestro francese che l'ha scoperta nel 1990 per il ruolo di Aurora Bambina nella Bella addormentata. Ricordiamo che Eleonora Bagnato è figlia del presidente del Mazzara Calcio, Elio Abagnato. L'Arcoin si conferma come una delle manifestazioni più riuscite sul territorio trapanese. Appena a metà dell'evento, il numero delle persone che ha visitato la fiera supera di gran lunga i risultati delle scorse edizioni. Questa sera alle 21 sul palco dell'Arcoin si esibiranno i New Talent Studio, scuola di canto dei maestri monaco. La fiera chiuderà i battenti domenica 19 giugno. Prenderà il via domani la terza edizione della rassegna cultural-gastronomica Cuscusu, che si svolgerà a Trapani dal 16 al 19 giugno 2016 con l'obiettivo di far conoscere, valorizzare e tutelare il grande patrimonio culinario del territorio attraverso eventi, laboratori e degustazioni in alcuni dei luoghi più belli del trapanese. Quattro giorni di degustazioni, wine testing e laboratori all'interno della Casina delle Palme, splendida location dal cuore Liberty a due passi dal porto nel centro storico di Trapani. Un omaggio alla qualità e alla varietà della cucina trapanese che darà l'opportunità a turisti e visitatori di gustare le prelibatezze locali ma anche di mettere le mani in pasta grazie a numerosi laboratori ed incontri esperienziali a stretto contatto con i migliori chef e produttori del territorio. Nell'ambito dei festeggiamenti per la solennità della nascita di San Giovanni Battista, venerdì 17 giugno alle 21.15 nella chiesa San Domenico di Castelvetrano andrà in scena lo spettacolo La buona novella dall'opera di Fabrizio De André. Drammaturgia e regia a cura di Giacomo Bonagiuso. Anche quest'anno il 17 e il 18 giugno ritorna il premio per la musica Città di Salemi Welcome back Tony Scott per ricordare il musicista Tony Scott, figlio di genitori salemitani, jazzista di fama mondiale, scomparso nel marzo del 2007 e sepolto a Salemi. Il 17 giugno alle 19, all'interno della sala del Castello Normanno-Svevo, avverrà la consegna del premio per la musica città di Salemi Welcome Back Tony Scott, che in questa seconda edizione sarà assegnato al maestro Lino Patruno. Ospite immancabile sarà Cinzia Scott, moglie del famoso clarinettista. Siamo allo sport, il Trapani e Serse Cosmi continuano assieme il loro percorso. L'allenatore perugino che assieme alla squadra ha sfiorato nella stagione appena conclusa la promozione nella massima serie ha sottoscritto un contratto biennale con la società granata. La conferma di Mr. Cosmi, dopo quella del direttore sportivo Daniele Faggiano, rappresenta un punto di partenza importante nel segno della continuità per l'avvio della prossima stagione sportiva. Ora il direttore sportivo avvierà i contatti con lo staff tecnico. Che ha collaborato con il mister per giungere ad un accordo per la prosecuzione del rapporto con la società Granata. Queste le parole di mister Cosmi dopo la firma. Non poteva e non doveva essere diversamente. Sarò sarò in ancora insieme a tutti voi per continuare a dare, ma soprattutto a ricevere emozioni uniche. In questi giorni ho ricevuto tanti grazie. Ora è il momento di ricambiare. Il destino ha voluto che la Sigel si giocasse la Serie A proprio a Marsala, davanti al suo pubblico. Oggi alle 19.30, in un Palabellina, che sembrerà ancora più piccolo del solito, la squadra marsalese avrà l'opportunità di scrivere una delle pagine più belle della storia sportiva di questa città. Sigel Pallavolo Marsala e Volleiro Casal de Pazzi Roma si affronteranno in gara 3. In una partita secca, si giocheranno le proprie aspirazioni e i propri sogni. Si svolta presso la sala Smeraldo a Trapani la gara a carattere nazionale di boccette con 48 partecipanti. Il vincitore del boccino d'oro è stato il Mazzarese Giovanni Salvo. Ed è tutto per oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.